Via i lavori di somma urgenza all'impresa a protezione del tratto di lungomare crollato a Sant'Agata Militello. I mezzi dell'impresa Bruno Teodoro, cui sabato è stata fatta la consegna dei lavori, sono all'opera per l'intervento che vedrà la posizione dei massi a salvaguardia della stabilità della strada, gravemente minacciata dall'erosione, che ha risucchiato per intero il muro e il marciapiede. Si tratta di interventi nelle more della definizione dell'iter per i lavori di ricostruzione complessiva, le cui somme, stimate in 200.000 euro, sono state prelevate dallo stesso finanziamento destinato dal patto per la Sicilia al rifacimento del muro crollato, ricavate tra le economie di 170.000 euro, 115.000 euro come differenza del finanziamento rispetto al progetto, 45.000 dalla quota di imprevisti e 10.000 euro dalla voce spese per pubblicità e i 30.000 euro stanziati dal Dipartimento regionale di Protezione Civile. Abbiamo rispettato i tempi come siamo adusi fare, perché sebbene siamo a mare non facciamo promesse da marinai. 30-45 giorni dipende evidentemente dalle condizioni del mare. Se ci accompagna il tempo, sicuramente potremo procedere con più speditezza.